Buongiorno, nuovo giorno, il giorno dopo. Siamo venuti a caricare la legna per poi tagliarla, spaccarla. Già caricato il primo carrello, tutte le legne piccoline, quasi, poi di tornarci. E poi c'è rimasto da caricare queste grosse, queste qua, che poi in questi giorni si spaccheranno. È una bella fatica, perché queste sono così, sono un bambino. Andiamo? Ora si monta pian pianino perché il trattore è freddo, però con calma si va a casa e poi si scarica e si ritorna qua. Questo è il terzo arico, tutte le legna piccole prese. E ora serve queste grosse. Mettiamo folle. Si gira tutte le ruote in su, che almeno si un po' da tutte parti. E ora tocca a questo. Spero che voi vediate. Ve lo dico, no. Non è che sono un esperto, perché questo escavatore è arrivato da poco, quindi con il vecchio escavatore la pinza era diversa, cioè la pinza era la stessa, però i comandi per la pinza non erano su questi pulsanti. Ora si comanda tutto da qui, quindi prima erano con il deporté per girare la pinza, e con apri e chiudi la penna si apriva e chiudere la pinza. E te lo facciamo piano, sennò si spacca il carrello. Bom. Perfetto, porca vacca. Con questo si gira, come vedete. Ora prendiamo questo. Poi noi siamo abituati con l'escavatore, quello molto più lento, proprio con come sistema. Era più lento il mio escavatore, con la pompa o l'idraulica. Questo, o non, va a bomba. Quindi bisogna abituarci un po'. Non ce la fa. Poi stamani sono da solo perché mio papà è andato a finire di trinciare gli ulivi, a finire di trinciare le potature e gli ulivi che abbiamo finito l'altro giorno di potare. Quindi ora è andato a finire di trinciarli, a finire a fare la passata grossolana. Poi dopo, oggi, stasera pomeriggio, si attaccherà lo spacca legna. Adia. Affanculo. Guardiamo se è caduto qualcosa. Boh. O ci staranno. Beh, davanti sono messo abbastanza bene. E ora
Si va a casa a Scarialli. Arrivati, queste sono già le legna di stamani portate e ora devo spostare questo. Ora mi culo qua, qua c'è lo spaccalegna. Oh, bisognerà togliere questo, poi si prende, si attacca oltre 3 ore a cingoli e si inizia a spaccare anche tutte le legna che erano quelle che tagliati i boscoli di sotto, qualche querce. E ora scarichiamo questo. Precisissimo lì. Sì, poi si viene qua su quelle scatole, ora la pinza. E si inizia a spaccare. Andiamo a fare l'ultimo viaggio. Finito. Ho preso tutte le legna, ho preso in pieno tutte le chiavi per cambiare pinza, attacco rapido e tutto. Ah, comunque mi sono sempre dimenticato di dirvi se... di ricordarvi, meglio, di iscrivervi e guardare i link in descrizione. No, comunque ci sono dei link molto utili come i nostri prodotti, del nostro sito, TikTok, Instagram, Facebook, poi su finiti social media. Ci si rivedrà, penso nel prossimo video quando si spaccherà la legna, penso che questo video possa finire qua, poi semmai farò un altro video. Quindi vi ricordo anche di iscrivervi al canale per l'ultima volta e ci vediamo al prossimo video. Lorenzo Bucci è tutto, ciao a tutti.